A casa tua c'è un folletto? Allora hai bisogno di BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store, siamo i migliori. Bene, affezionati di BR Store, innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire la spazzola ad un folletto 117. Allora, stiamo parlando di un folletto che ha all'incirca 40-45 anni, quindi un folletto, diciamo, anziano. Allora, la spazzola, questa è la versione ovale, che era la versione standard che utilizzava questo folletto. Cioè, esisteva anche una versione rettangolare, che ormai comunque non esiste più. Questa era comunque la spazzola con cui si riusciva a sfruttare il massimo della potenza aspirazione del folletto, perché aveva un'aspirazione diretta, che è stato uno dei primi vantaggi ad avere questo tipo di aspirapolvere. Allora, per sostituirla basta premere il tasto e sfilarla. Il tasto fa da fermo, quindi muoverà questa molla e vi permetterà di sfilare la spazzola vecchia. Prendiamo la nuova. La sostituiremo con una versione compatibile, perché ovviamente la versione originale non è più reperibile. La sottospazzola nuova ha delle sedole abbastanza dure, sono adatte per qualsiasi tipo di pavimento, anche per il parquet volendo. Le flangette che vedete qui davanti sono a delle piccole bocche di aspirazione, cioè delle feritoie che vi permetteranno, nel momento in cui si va a passare, di facilitare l'aspirazione e di evitare il classico sistema che vi va a spostare la polvere. Per rimontarla, processo inverso. Vi basterà semplicemente premere, senza premere il tasto, vi basterà premere la spazzola verso il folletto, si aggancerà da sola. Fatto questo, avete sostituito la spazzola con la versione compatibile sul folletto 117. Vi ricordo che questo tipo di spazzola è comunque applicabile anche sul folletto 116, che aveva una forma un po' più ovale, è il modello precedente. La stessa ricambistica quindi la potete utilizzare sia sul 116 sia sul 117. E lo potete trovare disponibile sul nostro store www.brstore.com con il codice K0065.